Buon pomeriggio a tutti. Eccolo qua, dopo da come scienza. E il ciclo della stampa è lieto, particolarmente lieto, di ospitare la presentazione di questo libro Internatite, voci, una voce inascoltata dai campi fascisti 1940-1943, che esce nella sua edizione italiana. Si tratta del memoriale redatto dall'avvocato triestino Propoli, successivamente in quello di Casoli. Il libro è stato pubblicato 50 anni fa in lingua slovena e viene oggi editato per i tipi di Round Robin editrice per la collana Fuori Rotta, opportunamente in prossimità del 25 aprile. Curato dallo storico Giuseppe Laurentini, responsabile del centro di documentazione online del campo di concentramento di Casoli, e tradotto da Abel Kodric, Internatite viene presentato per iniziativa dell'AMCI, l'Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti. L'evento è patrocinato inoltre dalle seguenti istituzioni. Dunque, l'Università degli Studi del Molise, l'Università di Lubiana, il Circolo della Stampa di Trieste, l'Istituto Regionale della Storia della Resistenza dell'Età Contemporanea, del Friuli Venezia Giulia, il Comune di Casoli, di cui saluto il primo cittadino, il sindaco qui presente, anzi se vorrà dire una parola poi saremo molto lieti di sentirlo. Ancora il Comune di Casoli, lo Svet Slovenski organizzato, Confederazione Organizzazioni Slovene, la Slovenca Cultura Gospodar Catrese, Unione Culturale e Economica Slovena, il Comitato Provinciale di Trieste, Trzaski, Provansky o dell'Ampi, il quotidiano Primorski Neonik, il Museo Novesce Slovenia Slovenia, il Museo di Storia Contemporanea della Slovenia di Lubiana e il Museo Documenta Ebraica di Trieste, per Carlo Vera Wagner. Ecco, esaurite queste doverose citazioni e ricordato che il libro, come ha detto Stefan prima, è disponibile nel bacchetto là in fondo, spiegherai il senso di quel particolarmente lieto che hai detto all'inizio e che questo evento si inquadra felicemente in un filone tradizionale di approfondimento e divulgazione che appartiene al circolo della stampa. Un anno e mezzo fa, grazie a un bando, a un progetto che è stato sostenuto dalla Regione, abbiamo portato una quarantina di studenti dell'Università di Trieste e di Udine al Pozzo Pomino di Lubiana e a Campo. E abbiamo poi parlato anche di Gonas, visto il film di Dorina Minigutti, Oltre il filo, un bellissimo lavoro che dovrebbe essere inserito nei programmi scolastici, ma come sappiamo questi temi vengono trascurati o addirittura oscurati per seguire una vulgata italiani brava gente che non ha mai fatto niente di male. Bene, speriamo che anche questo libro aiuti a fare un po' di luce su questi anni bui che hanno segnato profondamente la nostra terra e la nostra comunità. Grazie. Buonasera a tutti, grazie per la vostra partecipazione a questo evento così numerosa e penso che anche questa sia una cosa particolarmente significativa e non può che farci piacere. E devo dire che per me è anche un grande onore e un'emozione poter moderare questo evento, perché l'aver reso disponibile ai lettori italiani il libro di Fortunato Impoletic sulla sua drammatica esperienza dell'internamento è un momento importante da due punti di vista. Il primo per la pregevolezza del testo in sé, che è un testo che si può leggere un racconto quasi in tempo reale di un'esperienza dolorosa, drammatica, ma in cui anche l'autore non ha mai rinunciato a quei momenti di freschezza, di ironia e di autoironia lungo tutta la vicenda che lo accompagna, da Lubiana in cui la vicenda inizia, sino a poi a scoprire luoghi e anche comunità con le quali si ritrova a interagire, non certo per sua volontà, perché si ritrova lì in un momento particolarmente drammatico, ma che anche lui scopre. Ma oltre all'importanza del libro in sé di cui parleremo, penso che anche il contesto intorno al libro e a questa vicenda meriti una sottolineatura. Cioè quello della decisione di voler illuminare
e illuminare dal punto di vista di chi la subisce l'esperienza dei campi di internamento istituiti dal regime fascista durante la Seconda Guerra Mondiale. Una vicenda che ancora oggi ben poco nota ai più. Già prima Luciano Santin ha citato anche il campo TR e a volte mi capita di segnalare loro che probabilmente a volte per loro gonarsi solo forse l'ultima sosta prima di arrivare nella nostra città, e troppo spesso il fatto che anche quella località ospitasse un campo di internamento ed è tutto ignoto. È un caso interessante, uno dei tanti di memoria sommersa, forse anche di memoria selettiva, uno di quegli scheletri nell'armadio che alla fine ogni comunità fatica ad affrontare. E da questo punto tanti anni sono passati dalla stampa dell'originale, tutto ciò consente di aprire una finestra su una pagina, come dicevo prima, di storia spesso sconosciuta, a volte ignorata, che è storia slovena, storia italiana, storia europea. E penso che lo testimonieranno anche gli interventi dei relatori che sono a questo tavolo e che saluto: Marta Varginella, Costantino Di Sante, Giovanni Cerchia, Camillo Fedele e poi infine lo stesso Giuseppe Lorentini, che ci consentiranno di inquadrare la vicenda del libro e contestualmente però anche di inquadrarla nel suo contesto più ampio. Non voglio rubare ulteriore tempo alle tante corpose relazioni che ci attendono, cedo però innanzitutto la parola e lo saluto a Spartaco Geppetti, presidente dell'Ampia, che alla fine è interlocutore fondamentale e che ringrazio di essere qui con noi. Grazie. Buonasera a tutti, consentitemi, onorevoli ospiti, signore e signore, di affermare che per me è un onore essere qui a rappresentare l'Ampia come presidente nazionale. L'Ampia, sapete che è l'Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti, è un'associazione che praticamente esiste da 100 anni e che per tutta la vita, per tutto il periodo, da quando è nata, ha voluto sempre lavorare e dotarsi di una storia vera, e vera l'intendo scritta con la V maiuscola, nel senso fatta con gli atti, con i documenti e con le cose che testimoniano come sono arrivati a definirsi i fatti. E quindi la presentazione del libro Internatite si colloca in questo contesto. Quest'opera rappresenta non solo un importante contributo alla storiografia del Novecento italiano, ma anche un esempio significativo del lavoro che da anni portiamo avanti noi come associazione. Il recupero e la valorizzazione delle memorie dimenticate, una è questa chiaramente, degli internati nei campi fascisti, delle vittime della persecuzione politica. Quindi desidero innanzitutto ringraziare il Circolo della Stampa di Trieste, che ha generosamente offerto la propria sede per ospitare l'evento di oggi. La loro disponibilità è stata fondamentale per la realizzazione di questa presentazione e il nostro ringraziamento va a loro e a tutti i partner che hanno concesso il loro patrocinio, rendendo possibile questa importante occasione di riflessione e di memoria. Voglio esprimere la mia gratitudine e gratitudine a tutti i relatori che si susseguiranno oggi, portando il loro prezioso contributo scientifico e umano a questa iniziativa. La loro partecipazione arricchisce il dibattito e testimonia l'interesse crescente intorno a temi che toccano profondamente la nostra coscienza collettiva. L'idea di supportare il progetto editoriale di Internatite è maturata in occasione del convegno internazionale dell'Ampia di studi, regimi punitivi e sistemi politici, il fascismo italiano tra rottura e continuità, tenutosi a Roma nel novembre del 2022. In quella sede il dottor Giuseppe Lorentini ha presentato per la prima volta il suo lavoro, ricevendo un'accoglienza entusiastica e stimolando un dibattito costruttivo sull'importanza di scoprire e di divulgare nuove fonti testimoniali. Da quel momento ci siamo impegnati affinché il frutto di questa ricerca potesse essere condiviso con un pubblico più ampio, e la giornata di oggi lo dimostra. Oggi, a distanza di 50 anni esatti dalla sua pubblicazione originale in sloveno, siamo orgogliosi di presentare Internatite nella sua prima edizione italiana. Questo libro non solo illumina la zona d'ombra della nostra storia, ma offre anche una prospettiva intima e umana sulla vita quotidiana all'interno dei campi di concentramento fascisti,
che ha ben rimarcato Lorentini nella sua introduzione attraverso gli occhi e le parole di Fortunato Micheletic. È nostra convinzione che opere come Internative svolgono un ruolo cruciale nel mantenere viva la memoria degli errori del passato e nel promuovere la consapevolezza critica nelle nuove generazioni. In questo senso il libro di Micheletic non è solamente una testimonianza storica, ma diventa uno strumento di educazione ai valori della democrazia, della libertà e dell'antifascismo. Un ringraziamento speciale va al traduttore Ravel Kotick, il cui lavoro meticoloso ha reso possibile dare nuove vite e voce alle parole di Micheletic in italiano, e all'editore Round Robin per aver creduto e supportato questo progetto editoriale rendendo questa pubblicazione una realtà. Ringrazio nuovamente tutti voi per la presenza, per l'interesse e per il sostegno a questa iniziativa. Sono certo che la presentazione di oggi sarà un'occasione di arricchimento e di dialogo, un punto tra passato e presente che ci permetterà di riflettere insieme sul significato profondo della nostra storia. Grazie. Grazie a Spartaco Geppetti, presidente dell'Ampia, e invito adesso al microfono e gli rinnovo il benvenuto il sindaco di Casoli, Massimo Tibarini. Grazie, buonasera a tutti. È con grande orgoglio che oggi mi trovo qui in occasione di un evento che non solo celebra il notevole lavoro di ricerca di Giuseppe Lorentini, nostro concittadino, ma anche un'importante pagina di storia che tocca da vicino la nostra comunità di Casoli. Attraverso la sua instancabile dedizione, Giuseppe ha riportato alla luce aspetti della nostra storia che rischiavano di rimanere nell'ombra, arricchendoli con una narrazione profondamente umana. Desidero esprimere la più sincera gratitudine alla famiglia Palme per aver condiviso con noi ricordi e documenti preziosi. La loro generosità ha reso possibile intrecciare insieme passato e presente in una narrazione che ci riguarda tutti. Un ringraziamento speciale va all'Università degli Studi del Molise e in modo particolare al professor Giovanni Cerchia, supervisore di Giuseppe, per il suo sostegno e la guida in questo progetto di ricerca. L'impegno dell'Università nel promuovere la ricerca storica è essenziale per la nostra comprensione del passato. Un grazie caloroso all'editore Paul Robin e alla persona di Luigi Politano per aver creduto in questo libro. La vostra visione e il vostro impegno hanno reso possibile la pubblicazione di Internative, contribuendo a divulgare un capitolo fondamentale della nostra storia. Un sentito ringraziamento va all'Ampia, sotto la guida del presidente Spartaco Geppetti, che ho avuto il piacere di conoscere questa sera, per il sostegno incondizionato a questo progetto editoriale. La vostra visione ha reso possibile l'evento di oggi. Grazie al Museo di Storia Contemporanea di Lubiana, in particolare alla curatrice Tina Fortic, per aver concesso l'uso delle opere di Lubio Ravnica, la possibilità di ammirare domenica queste rappresentazioni che offrono prospettive diverse sul caso di quegli anni, arricchisce il libro di un valore pregevole e notevole. Apprezzo profondamente il contributo di tutti i relatori che, con le loro diverse competenze, arricchiranno la nostra comprensione dell'opera. Ringrazio l'amico e concittadino Exporea per aver dato voce alle parole di Micheletic con profonda sensibilità, rendendo la lettura degli estratti particolarmente significativa. Infine ringrazio il Circolo della Stampa per averci accolto e a tutti i patrocinatori che hanno reso possibile questa presentazione. La vostra collaborazione dimostra come la comunità possa unirsi per celebrare e riflettere della nostra storia comune. Questo libro è un omaggio alla forza dello spirito umano e alla nostra incessante ricerca della verità. Ci ricorda che il passato, con tutte le sue sfumature, merita di essere esplorato e compreso, poiché solo attraverso la conoscenza possiamo aspirare a costruire un futuro migliore. Grazie a tutti per la vostra presenza così numerosa oggi qui a Trieste e per questo momento di condivisione e di memoria che ci arricchirà veramente tutti quanti noi. Quindi buon proseguimento a tutti. Grazie al sindaco di Casoli e iniziamo quindi adesso, entriamo nel vivo delle tante relazioni che ci attendono per illuminare la tematica di stasera.
iniziando da Marta Varginella, professoressa ordinaria di storia contemporanea alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Ljubljana, che ha diretto il progetto europeo ERENE, Post-War Transition in Gender, Perspective, The Case of the Northeastern Adriatic Region, e mi permetto di aggiungere anche con le sue opere in italiano e in sloveno, ha dato un grande contributo e dà un grande contributo alla conoscenza reciproca delle vicende di queste terre. E Marta Varginella ci parlerà dell'oblio, della memoria, della riscoperta delle memorie degli sloveni internati nei campi fascisti, e le cedo quindi la parola. Grazie per la parola, buonasera, Roberto Cirsa. Cercherò di in qualche modo inquadrare la memoria di Fortunat Mikuletic, il lavoro che è stato fatto da Giuseppe Lorettini, che ringrazio per l'occasione che ci dà oggi per parlare in questa sede e parlare di questo libro, ma anche dell'internamento degli sloveni in generale. Allora, andando a studiare un po' la memoria e i campi fascisti nella realtà slovena, troviamo un dopoguerra diciamo molto movimentato. Sin dalla fine della guerra si raccoglie i dati sull'internamento nei campi fascisti, lo fa uno storico triestino, Giuseppe Piemontese, che pubblica un libro sull'internamento degli sloveni nei campi fascisti, quindi già una prima opera nel 1946. E in quell'anno escono alcune memorie, escono alcuni racconti che saranno fondamentali poi per capire quello che è successo nei campi. Escono tre memorie di tre donne, di due scrittrici, in particolare di Branka Jurca, di Marica Coman e soprattutto di Milena Mohorovic, una scrittrice che poi ha avuto una storia anche difficile dopo il 48 e la scissione tra, diciamo, il periodo dell'impoglio. Quello che è interessante sono tutti i libri che escono nel 1946, e c'è anche una memoria di uno scrittore, Juško Zak, Vesena Žbica, che descrive, quasi tutti parlano di Gonars, Arbe, Rap, quindi parlano dei grandi campi, di quei campi che sono stati costituiti dall'esercito, mentre non abbiamo alcuna memoria sull'internamento negli altri luoghi, soprattutto dell'Italia centrale e dell'Italia anche meridionale. Questa attenzione, che avviene naturalmente in un momento quando si sta raccogliendo la documentazione e le prove dei crimini fascisti, questa attenzione poi naturalmente in qualche modo cede e possiamo in sostanza vedere anche nella storiografia come alla fin fine gli storici jugoslavi e in questo senso anche quelli sloveni pensano che insistere su queste tematiche non fa bene. Anche perché si vuole mettere in rilievo la solidarietà antifascista, cioè alla fin fine quello che deve in qualche modo emergere è l'epopea partigiana. Quindi in qualche modo questa memoria si oscura e non escono poi per decenni, non escono più memoriali, non escono più memorie. Mikuletic da questo punto di vista è un caso particolare, se lo confrontiamo con, anche perché naturalmente pubblica queste sue memorie a Trieste, prima sul Primorski Delnik e poi la sua memoria verrà pubblicata dalla Goriška Mohorjeva Društvo. Naturalmente va notato che questa memoria non è conosciuta, è poco conosciuta nel resto della Slovenia, come succede spesso quando le memorie vengono o i libri vengono pubblicati a Trieste e a Gorizia. Spesso c'è una minor diffusione nel resto della Slovenia, e questo sicuramente
solamente con, è successo con il libro di Mikuletic. Io con altri due colleghi ho scritto un libro sulla memoria e i campi fascisti che spero verrà pubblicato in italiano. In questo momento abbiamo già la traduzione, siamo in cerca del traduttore, sicuramente ci sarà anche una edizione tedesca e una edizione inglese, in questo momento le stiamo concludendo. Però è molto interessante che i due colleghi che con me hanno scritto questo libro, ad esempio, non conoscevano il memoriale di Mikuletic. Quindi, per dire che questa memoria alla fin fine è nata ai margini e ai margini è rimasta fino a che non l'ha scoperta e non l'ha valorizzata il collega Giuseppe Lorentini. Però vorrei spendere ancora due o tre parole su come in qualche modo si è riscoperto il tema dei campi fascisti. Sicuramente la memorializzazione e la giornata del ricordo è stato un forte volano per il recupero della memoria slovena sui campi fascisti. Se andiamo a vedere alcune iniziative e alcuni libri, sono stati in sostanza una risposta a quello che accadeva in Italia. La narrativa, la vulgata sugli italiani brava gente, ha sicuramente iniziato a spostare i quadri della memoria slovena e ha in qualche modo iniziato a produrre delle testimonianze. I lavori di Metka e Boris Gombač sulle memorie soprattutto dei bambini rimasti orfani, bambini che hanno perso i genitori nei campi di Arme, di Visco, di Gonars, queste iniziative che sono state anche supportate da, ad esempio in questo caso dal centro di ricerche e di studi di Gradisca, se non erro, hanno in qualche modo iniziato a muovere le memorie anche in Slovenia e il progetto al quale ho fatto parte e che ha raccolto più di 55 testimonianze orali sicuramente è stato, diciamo, un contributo che è nato proprio per reazioni a quello che è successo, quello che sta succedendo in Italia. E la difficoltà però della storicizzazione, ecco, bisogna dire anche questo, che la storiografia slovena non si è occupata a lungo né di storia orale e anche non ha frequentato molto le fonti autobiografiche, e questo sicuramente ha reso più difficile la storicizzazione della memoria degli internati sloveni nei campi fascisti. E un'altra cosa che bisogna dire anche è che c'è una difficoltà anche di storicizzare da un punto di vista anche statistico questo fenomeno, perché spesso l'internamento, soprattutto nell'Italia centrale e in quella meridionale, l'internamento degli sloveni è spesso naturalmente trattato come internamento jugoslavo. Da questo punto di vista forse c'è stato finora quasi un maggiore interessamento da parte della società slovena rispetto a quella croata, no? Dove mancano opere, anche di quella montenegrina, perché soprattutto nei campi dell'Italia centrale, in quella meridionale, spesso gli internati sloveni vengono trattati come jugoslavi ed è anche a volte difficile riuscire a capire naturalmente qual è l'entità di quelli sloveni, di quelli montenegrini e di quelli dei croati. Quello che vorrei ancora ribadire, naturalmente ci sono memorie non pubblicate, testimonianze non pubblicate che emergono soprattutto grazie a un nuovo interessamento per quello che è stata l'esperienza degli internati e delle internate slovene
nelle varie località in Italia. Ad esempio, grazie a questo libro al quale ho partecipato, questo libro sulla memoria e i campi fascisti, ad esempio ho ricevuto un memoriale che ho potuto presentare anche all'Università di Campobasso della dottoressa Bojena Sernec, un memoriale su questa esperienza fatta da lei a Treia, e ho potuto anche leggere un giornale che è stato pubblicato sempre in un campo del Marche, dell'Abruzzo, adesso non ricordo bene, comunque da suo marito Tine Logar. Quindi di fonti ce ne sono, naturalmente finora non sono state in qualche modo valorizzate. Perché? Perché la memoria del Movimento di Liberazione e anche la memoria dei campi nazisti ha in qualche modo posto o marginalizzato, per non dire ha in qualche modo attivato l'oblio su quello che è stata l'esperienza dei campi fascisti, naturalmente, che era precedente, come nel caso ad esempio Erna Musser è stata prima internata in Italia e poi naturalmente finita a Ravensbrück. Ravensbrück in qualche modo ha in qualche modo messo in ombra l'esperienza precedente. Per questo fino agli ultimi anni tante persone non hanno parlato, tante persone non hanno raccontato, a volte hanno scritto, ma anche i loro figli, le loro figlie non hanno valorizzato queste memorie. E spero che il libro di Giuseppe contribuisca a questa, diciamo, una valorizzazione e anche forse a una ristampa in sloveno di questo libro. Marta Varginiglia, non posso che condividere l'auspicio finale che tutto ciò porti anche a una ristampa dell'edizione slovena, e non posso anche che ringraziarla per aver rispettato in maniera perfetta i tempi, quindi insomma possiamo proseguire cedendo la parola a Costantino Di Sante, già direttore dell'Istituto Storico di Ascoli Piceno, ora all'Università del Molise, che è stato autore di numerose ricerche proprio sul tema dell'internamento fascista, dell'occupazione della Jugoslavia e del colonialismo. E a Costantino Di Sante chiederemo quindi un inquadramento generale del sistema concentrazionario che il regime crea, e quindi a lui la parola. Grazie, si sente? No. Sì, mi aspettai 2-3 secondi. Ecco. Grazie veramente per questo invito, un grazie di cuore veramente al collega Giuseppe Laurentini per aver scritto questo libro e a Robert Kodrich per averlo reso al meglio in italiano, naturalmente al Circo della Stampa e quanti hanno sponsorizzato questa iniziativa. Spero anch'io di essere veloce nei tempi. Ci tengo però a sottolineare una cosa, una piccola premessa. Siamo alla vigilia, domani 6 aprile, dell'83° anniversario, no, dell'aggressione dell'Italia monarchico-fascista alla Jugoslavia. E questo tema anche di quanto l'istituto dell'internamento sia stato efficace nel controllo dei territori occupati, annessi, in queste zone che saranno, di quelle zone che saranno occupate dopo il 6 aprile del 1941, sarà il tema principale del mio intervento, ponendo 6 questioni che a me appaiono importanti, su quali la storiografia forse ancora si deve interrogare a fondo, ripartendo anche da una questione che aveva posto proprio Teodoro Sala: quanto ha pesato l'idea di una guerra non solo di aggressione e di occupazione, ma di tipo coloniale nei territori occupati e annessi dell'ex Jugoslavia. Innanzitutto, ecco, l'uso dell'istituto dell'internamento come primo punto, le sue tipologie, chi l'ha applicato in che modo, e poi naturalmente anche la questione della sua efficacia come azione repressiva della popolazione, il costo
di gestire dei campi e di mantenere delle persone internate dentro i reticolati. E ultimo aspetto, ma sarò veramente telegrafico, la questione delle memorie e della loro trasmissione di questa storia. Vado velocemente a quanto l'internamento sia stato efficace nel reprimere il cosiddetto ribellismo nel tipo di guerra che l'Italia monarchico-fascista muove all'ex Jugoslavia e alla sua popolazione. Le tipologie in particolare, come controllo del territorio e quella che veniva chiamata anche qui, riprendendo il tema poi già utilizzato per esempio per la riconquista della Libia, quella che viene chiamata la pacificazione della popolazione, che lì era divisa in tribù, qui si dice sono etnie che si aggrediscono tra di loro per questioni culturali, per questioni etniche, per questioni religiose, che poi sarà un tema ripreso anche nell'immediato secondo dopoguerra. E sono più o meno quattro le tipologie che possiamo ricordare in termini, come dire, schematici. Il primo è la questione dell'internamento cosiddetto preventivo. Cosa vuol dire? Che la nazione in guerra ha già organizzato un suo schedario preparatorio per colpire quelle persone che in caso di conflitto possono essere, tra virgolette, pericolose. E qui ricordo anche Alampia, che è stata una delle prime associazioni, grazie ai libri di Ghine, in particolare di Simonetta Carolini, a porre questa questione anche a livello di dibattito storiografico di prime ricerche. Quindi dobbiamo molto anche all'Alampia di questo grande lavoro che è stato fatto, in particolare negli anni Ottanta e anche successivamente. E Mikuletic, Comunale Mikuletic, entra dentro questo schema, un ufficio internandi che controlla la popolazione in base al fatto di essere infida all'interno, no, dei territori, in particolare annessi dell'ex Jugoslavia, in particolare in Dalmazia, nei territori dell'Istria, in territori poi successivamente, man mano che la guerra va avanti. Questo schedario già, per esempio, lo troverete nel libro tradotto di Giuseppe Laurenti, il fascicolo cui si dichiara che Mikuletic è tra le persone pericolose che in caso di conflitto, no, in caso tornasse, diciamo, all'interno del territorio italiano, doveva essere arrestato preventivamente e internato. L'altra questione dell'internamento, poi, ecco, questo schedario prevede antifascisti, pericolosi, anche oziosi, per spionaggio, tutto sudditi nemici, naturalmente c'è tutta una categoria che ritroviamo in questa azione, chiamo, di internamento preventivo, di utilizzo di questo istituto che prevede in via amministrativa, quindi senza un passaggio tra virgolette giudiziario, di prelevare le persone sospette, portarle in carcere e poi tradurle in un campo di internamento, allora di internamento. Adesso non ho il tempo per spiegare tutte le questioni. L'altro tipo di internamento è quello per motivi penali. Nelle zone, diciamo, sono i tribunali militari, anche qui che si muovono, anche quelli giudiziari, e poi c'è il confino politico che viene applicato anche, come sapete, nei vari territori. L'internamento poi di tipo repressivo, che sarà quello più utilizzato nelle cosiddette rappresaglie contro la popolazione locale. E qui il grande momento dell'utilizzo di questo internamento sarà sicuramente da 42 in poi, antipartigiano, no, contro sospetti di dare manforte e resistenti e via dicendo. Ultima tipologia è quella di tipo cosiddetto protettivo, che è ambiguo perché, come sappiamo, poi le stesse persone prese in questo senso andavano a finire negli stessi campi dove c'erano naturalmente gli elementi, tra virgolette, chiamati pericolosi. E qui chi sono? Quelli che hanno chiesto alle truppe italiane di essere protetti perché, no, a rischio di essere perseguitati in quanto avevano dato magari non manforte al partigiano locale, o sospetti, no, di intelligence, tra virgolette, con gli occupanti, o alcuni effettivamente collaborazionisti. E quindi questo elemento dell'internamento fa in modo che questa popolazione, ecco, lo ritroviamo in vari settori dei campi che sono stati citati a livello protettivo, ed è interessante anche raccontare questa vicenda e anche questo aspetto, che anche questo viene spesso tralasciato, che è quello del collaborazionismo.
ricordiamolo, è un tema sempre molto spinoso da affrontare, ma che c'è stato. Chi sono le autorità che possono utilizzare questo istituto? È chiaro, per i campi nel territorio nazionale no, la gestione avviene attraverso il Ministero degli Interni, però nei territori occupati è soprattutto utilizzato la gestione militare, quindi dall'esercito in particolare, ma non solo, sono anche naturalmente, penso in particolare, no, pensiamo a quello che accade anche no, alla prefettura di Fiume, alle varie prefetture che si devono occupare del controllo anche dei territori annessi o anche quelli occupati, la stessa prefettura naturalmente che viene creata, no, le stesse istituzioni locali anche in Slovenia. In particolare, se poi pensiamo ai vari corpi d'armata che devono applicare l'internamento, quando arrivano i grandi rastrellamenti del primavera-estate del 42, e la difficoltà a trovare spazio nella rete di campi che ci sono sul territorio metropolitano, e si decide di costruire in particolare il campo di Arve, ma anche di mandarli nei grandi campi sul territorio nazionale, con Assi, Visco, di costruirne degli altri, penso anche a Fraschette di Alate, eccetera. Quando già naturalmente questo periodo dell'internamento era già iniziato, ripeto, con le altre modalità, già dopo l'aggressione all'ex Jugoslavia. E poi quello che sarà anche una difficoltà di gestione, in particolare il campo di Arbe, che doveva arrivare ad ospitare almeno 10.000 persone, se non di più, ha un problema di costruzione. Siamo già nel 42 inoltrato e di grande mortalità dovuta proprio all'impreparazione con il quale devono accogliere tantissimi particolari sloveni deportati in quel campo. Ecco perché interviene l'intendenza militare che si deve occupare di dare cibo, tende, coperte, tutta una serie di aspetti logistici che vengono meno anche negli altri campi, non solo ad Arve ma anche negli altri campi. Quindi nel 43 ci si pone il problema a livello di Stato Maggiore dell'Esercito, ma anche di Seconda Armata, cosiddetta Superstore, Comando Supremo per la Slovenia e la Dalmazia in particolare, a quanto siano state efficaci le rappresaglie per piegare il ribellismo e controllare i territori. B, quanto l'internamento sia stato efficace per pacificare l'area. Su due questioni. Uno, non solo la spesa di gestione e di mantenimento dei campi, e poi cosa si dice? Togliendo la popolazione in particolare sospetta di remare manforte alla resistenza, abbiamo fatto sì che quelli che hanno scelto la scelta partigiana non hanno più la preoccupazione di mantenere le famiglie, che le manteniamo noi nei campi, cioè fanno questo tipo di ragionamento, quanto sia stata efficace l'azione repressiva. Ed è interessante questo carteggio perché poi ci pone un'altra grande questione, che è quello del rapporto con gli Ustascia croati, con i nazisti, almeno fino al 43 naturalmente, e al respingimento degli indesiderabili, sia essi ebrei, sia essi soprattutto popolazione infida che deve essere rimandata dall'altra parte dei confini. E qui si apre un'altra grande questione che adesso non abbiamo il tempo di affrontare. Chiudo con quello che è stato detto, le statistiche. E la memoria è molto delicato anche lì, perché si parte dagli ex jugoslavi, dagli ex militari jugoslavi, da diciamo alloggio, cioè ci sono tante definizioni con le quali anche gli internati nei campi, sia a livello metropolitano, sono più precisi naturalmente i militari, in questo caso del Ministero degli Interni, ci danno anche una difficoltà nel dare delle cifre puntuali, ma oggi più o meno la ricerca ha raggiunto un livello secondo me importante anche per darci conto di quanti sono stati deportati gli internati. E concludo veramente, è chiaro che lì dove è stato applicato anche in termini di dischedatura, penso per esempio a alcuni campi dove gli internati presenti sono stati consegnati ai nazisti per le deportazioni, c'è stata un'azione appunto anche che ha facilitato questo, e quanto sia stato difficile poi recuperare delle memorie come quella di Fortunato Mikuletic, che ci pone un altro tema che fino adesso, ma grazie a questo libro, abbiamo ancora di più il rapporto che c'era tra gli internati e la popolazione locale, sulla quale anche qui c'è un buco anche importante, e che anche
alcuni studi recenti stanno cercando di colmare. L'apporto che hanno dato molti sloveni, croati, montenegrini in particolare, eccetera, nella lotta di resistenza e di liberazione dell'Italia dopo l'8 settembre del 43. E l'altra questione invece di chi ha collaborato al contrario a consegnarli ai nazisti. E questo naturalmente è uno dei grandi temi, e come si vivevano i campi, che sono stati sottovalutati, come ha detto la professoressa Vercinella, di fronte a quello che è accaduto poi all'interno, no, dei campi di sterminio, eccetera, è stata sottovalutata anche tutta questa cornice e questa questione. Veramente un grazie a Giuseppe per questo libro, che spero aiuti a comprendere meglio la storia del messo concentrazionario fascista, ma ci renda sempre più cittadini consapevoli. Grazie. Grazie a Costantino Di Sante, e proseguiamo con questo incontro allargando ancora un po' lo sguardo in un certo senso con Giovanni Cerchia, professore ordinario di storia contemporanea presso l'Università del Molise, che nelle sue opere, nelle sue monografie si è occupato di storia politica, della memoria della Seconda Guerra Mondiale, in particolare nel Mezzogiorno d'Italia. Ecco, a lui chiederemo di riflettere sul Novecento, sul secolo dei conflitti, sul ruolo di queste memorie in questo contesto. Grazie. Io intanto ringrazio voi per aver organizzato questo appuntamento, non solo riuscito in maniera così straordinaria, ma credo ci dà anche l'opportunità di riflettere su una questione che evidentemente ci sta molto a cuore. Giuseppe Tolentini, ho il piacere di dire, lavora con me, lo stesso lo studio per Costantino Di Sante, li sto seguendo in questi percorsi di ricerca. Questo libro è uno spin-off, lui sta scrivendo un'importante monografia di cui magari ci rincontreremo per ripresentare anche questo suo libro, insomma, di quei prossimi mesi, e nella ricerca delle fonti, no, ha trovato questo importante contributo. In un percorso collettivo che stiamo compiendo, in cui da qualche anno viene impegnato tutta una serie di giovani ricercatori per tentare, provo a dirlo in questo modo, insomma, di costringere la nostra memoria pubblica ad attingere con più coraggio, no, alle fonti della storia. Io qui ho un importante psichiatra al mio fianco, non vorrei dire qualche sciocchezza, però insomma, il tema su cui ragioniamo sempre insieme è che la storia è una cosa, è una disciplina scientifica, ha bisogno di fonti, ha bisogno di metodo, ha bisogno di un certo tipo di rigore. La memoria è importantissima, no? Però è un'altra cosa. La memoria è ciò che noi siamo, ma che noi siamo non corrisponde sempre alle vicende, no, che ci hanno caratterizzato, perché la memoria è la consapevolezza di quanto abbiamo, dei passi che abbiamo compiuto, ma anche di tutte le emozioni che abbiamo messo in campo, dell'incapacità, l'impossibilità, la sofferenza con la quale non ci è stato consentito di ricordare una serie di questioni, di sciogliere alcuni nodi. E come spesso ci raccontiamo, insomma, noi siamo, Costantino diceva, la consapevolezza, la nostra consapevolezza, noi siamo consapevoli di essere uomini e donne di questa Repubblica, perché rielaboriamo ciò che siamo stati, soprattutto ciò che siamo stati nella Seconda Guerra Mondiale. Questo è il punto. Non stiamo parlando del passato. Noi abbiamo la seconda carica dello Stato che si preoccupa addirittura di dire sciocchezze su Pia Rasella, sulla partecipazione di musicanti e pensionati, no? Per dire, anche lui ha questa preoccupazione, l'abbiamo anche noi, provando a dire qualche sciocchezza in meno, evidentemente. E sapendo che in quella rielaborazione alcune cose nel corso del tempo, quantomeno nel corso del secolo breve, fino alla fine della guerra fredda, negli anni poi a cavallo, nel passaggio tra XX e XXI secolo, insomma, qualche nodo è stato incominciato ad essere sciolto, perché prima di queste date abbiamo scontato alcune difficoltà. Le cito soltanto, non ho il tempo, il nostro coordinatore mi taglia il filo del microfono un momento all'altro, però pensate al modo in cui sono scomparsa la funzione e il ruolo delle donne nella resistenza. È scomparso, ne stiamo ragionando da 20 anni, ci sono alcune cose che stanno incominciando ad emergere, la presenza del Mezzogiorno sul tema delle stragi, bombardamenti, la diversa resistenza di questi territori. Di come è scomparsa la responsabilità degli italiani, ha ragione Marta, quando dice c'è una prima fase, c'è una guerra, il 40-43, poi c'è un'altra, c'è il 43-45, per me è più semplice ragionare nel 43-45.
perché è il biennio della redenzione, cioè il biennio della resistenza. Poi pensate solo a quando poi, quanto c'è costato veramente che in quel biennio c'è stata una guerra civile, e quindi dover riconoscere l'altro italiano come nemico e quindi anche come interlocutore in negativo, no? È dovuto arrivare Claudio Pavone nel 1991 per raccontarci della moralità, no? dell'opzione antifascista, ma quindi anche della necessità di riconoscere che quella fu anche una guerra civile. Ma in ogni caso è il fondamento del perimetro dei valori che fonda la Costituzione della Repubblica. Non è neanche necessario scriverlo nella Costituzione, è così. No? Senza quella scelta, senza quella svolta, senza quella frattura è incomprensibile come il capovolgimento dei valori di una Repubblica che non predica le 8 milioni di baionette, ma predica l'idea che la guerra non sia uno strumento per la risoluzione delle controversie internazionali, per dirne solo una, non è senza scendere troppo nel dettaglio. Più complicato, perché rischio di farla lunga, però più complicato è il 40-43, è la guerra fascista, con le sue premesse. E l'idea, cioè, di fare i conti con una guerra che, per quanto riguarda non solo per gli italiani, ma per gli italiani in maniera particolare, è bicipite, ambigua, anfibia, non so come definirla altrimenti. È stato per uscire un mio libro sull'occupazione italiana dell'area di Dubrovnik, dove, perché lì c'è un'esperienza molto particolare della 32esima Marche, quello del comandante di questa divisione che viene ammazzato dopo l'8 settembre, medaglia d'oro al valor militare, e ci sono molte tracce sul suo lavoro, non solo di resistenza, viene ammazzato dalla 7ª divisione della SS, tanto per capirci, perché non depone le armi dopo l'8 settembre, e prima pare che abbia lavorato molto sia per salvare i serbi greco-ortodossi dalla persecuzione degli Ustascia, ma anche la stessa comunità ebraica. Ma era il comandante di una forza d'occupazione che fa anche la battaglia contro i partigiani, che applica la circolare C3 di Roatta. Fummo sicuramente vittime resistenti, ma fummo anche carnefici. La difficoltà nostra è a fare i conti con questa ambiguità della nostra memoria. Il libro, perché dico questo? Perché la premessa necessaria per comprendere il valore del lavoro che sta facendo tra gli altri Giuseppe Laurentini, perché questo libro ci aiuta a illuminare uno dei tasselli, no, di questo percorso, di questa nostra memoria difficile. L'internamento è uno dei volti della modernità. È lo specchio oscuro dell'irruzione delle masse nella dimensione pubblica. No? Parte dalle periferie del mondo occidentale, i primi campi di internamento, Cuba nella guerra anglo-boera, l'impero spagnolo che combatte contro gli Stati Uniti che sono lì ad aggredire il proprio quartiere di casa per liberarlo dalle potenze del vecchio mondo, da una parte, poi la guerra britannica contro la presenza appunto dei boeri in Sudafrica, e poi si estende alle periferie coloniali di altri paesi. In Libia non solo negli anni 20 e 30, Costantino potrebbe raccontarvi con dovizia di particolari quello che accade anche nell'Italia liberale, la conquista della Libia nel 1911, quando noi siamo tra i primi a utilizzare una aviazione ai suoi esordi per bombardare la popolazione civile, certo in maniera molto rudimentale, ma bombardiamo insomma la popolazione civile in fuga già nel 1911. Lo rifaremo tra il 36 e il 39 con il gas, con l'iprite in Etiopia, ammettendolo soltanto nel 1996 quando il generale Corcione si presenta, lui era ministro della difesa di un dicastero tecnico, si presenta per ammettere il segreto di Pulcinella. Ormai da qualche anno gli storici avevano tirato fuori le carte e avevano dimostrato di come si fosse comportata l'Italia anche in quel caso. La proclamazione dell'impero, la costruzione dell'apartheid in Etiopia, oltre che la repressione per l'appunto in Libia. Le leggi razziali sono dell'autunno del 38. Quanti di voi sanno che i sinti e i rom italiani vengono ristretti nei campi di internamento fin dall'aprile del 1938? In campi che sono in Abruzzo, Molise e in Sardegna, in maniera particolare. E poi la guerra, il giugno del 40 con gli enemy aliens, con i sudditi stranieri, che cominciano ad essere ristretti in questi campi di internamento che sono costituiti da regimi fascisti e gestiti dal Ministero degli Interni. Dalla fine del 1941 vanno verso le conclusioni, anche appunto i sudditi dell'ex regno di Jugoslavia.
La cosa che mi ha molto colpito di questo lavoro, io l'ho anche scritto, questa cosa l'ho scritta nella mia postazione, quindi lo potete leggere con maggior dovizia, è che la restrizione ai campi di internamento fascisti aveva come elemento paradigmatico, come elemento punitivo, la costrizione al non fare. Uso le parole di Giuseppe, l'ozio coatto, no? C'è un ribaltamento curioso nelle politiche fasciste. Gli ebrei italiani non sono ristretti nei campi di internamento, anche se già dal maggio del 1940 c'è una corrispondenza tra Buffalini Guidi e Arturo Bocchini, capo della polizia e sottosegretario ministero degli interni, in cui si ipotizza la necessità di mettere dietro il filo spinato anche loro, o comunque di confinarli in qualche luogo dove non potessero dare fastidio. Nella primavera del 1942, quando le cose cominciano ad andare male, quando il corpo di spedizione russa sta per trasformarsi in Armir, quando sta di qui a qualche mese per iniziare la battaglia di Stalingrado, i giochi non sono ancora fatti, ma le cose sono molto complicate, la guerra parallela fascista è già fallita, ampiamente fallita, il regime fascista emana una disposizione per cui gli ebrei italiani, i giovani ebrei italiani, dovevano andare a lavorare, non l'ebreo, non l'ozio coatto, il lavoro coatto. Perché essendo ex cittadini, ex sudditi del Regno d'Italia, perché le leggi razziali gli hanno tolto qualsiasi possibilità di studiare, di lavorare e perfino di fare servizio militare, in quella primavera del 42 sembrano dei privilegiati agli occhi del regime. Mentre i giovani italiani ariani combattono e muoiono al fronte per la patria fascista, no? Ci sono questi nullafacenti che invece godono di una situazione di privilegio, vengono mandati a lavorare in alcuni centri, no? di lavoro coatto. Uno dei centri più significativi in Campania, nell'alta, quella che all'epoca era l'alta provincia di Napoli, la cittadina di Torre Piccilli, ed è molto interessante perché è una sorta di laboratorio dove si legge quell'ambiguità, no? Controllati prima dai carabinieri, minacciati, denunciati dallo stesso podestà, alla fine si costruisce anche invece un sentimento di protezione. Quando nel giugno del 43 si radicalizza ulteriormente la politica del fascismo nei loro confronti, si chiede di allargare il gruppo di quelli che devono lavorare, si dice devono lavorare tutti gli ebrei dai 18 ai 40 anni, uomini e donne e addirittura i cosiddetti misti, coloro che sono esclusi dall'elenco dei discriminati dalle leggi razziali, perché sono figli sia di ebrei che di ariani, ma in questo caso anche loro devono essere costretti al lavoro coatto. Quando si arriva a questo, il prefetto della provincia di Napoli scrive al Ministero degli Interni dicendo: per l'amor del cielo, anzi prendetevi anche quelli che ci abbiamo qui, perché questi qui non vengono discriminati, addirittura hanno costruito un rapporto, no? con la comunità locale, e addirittura sono arrivati ad essere protetti dai carabinieri, dai vigili urbani, dallo stesso podestà. Dopo l'8 settembre del 43 i cittadini di Tora vanno sul comune e distruggono gli elenchi della presenza degli ebrei nella loro città. È un aspetto della solidarietà che si costruisce su questo territorio, è quella faccia, no? È l'altro volto dell'esperienza italiana. È il volto che ci piace, che in qualche modo fonda anche i valori successivi, appunto quelli della redenzione. Ed è un volto importante da ricordare, siamo anche per costruire una fiction, un docufilm con Luca Gianfrancesco che si chiama Ritorno a Torino, mi piacerebbe portarvelo di qui nei prossimi mesi anche per farvelo vedere. Però questo non giustifica la rimozione, non giustifica le politiche, insomma, che invece il regime fascista ha messo in campo negli anni precedenti. Non giustifica la dimenticanza, no? La memoria è uno strumento, chiudo sul serio, è uno strumento importante, ci dà l'identità, in qualche modo fonda quello che siamo, ma è anche e soprattutto uno strumento di resistenza, è un modo, come dire, per compiere consapevolmente le nostre scelte. La memoria non ci dice, come dire, così come la storia, quello che dobbiamo fare, non ci insegna a vivere, ma in qualche maniera ci dà la consapevolezza di un percorso che abbiamo compiuto e quindi ci dà anche la possibilità di poter agire per il futuro in maniera libera e per l'appunto consapevole. Il libro di Giuseppe è un tassello, è un pezzo di questo percorso. Io credo che sia molto importante che tutti insieme ne riconosciamo il valore e soprattutto dobbiamo anche chiedergli di continuare in questo sforzo. Vi ringrazio.
cerchia, anche con il suo contributo, ci consente di capire quanto una vicenda in realtà cronologicamente breve, no? Perché la vicenda dell'internamento alla fine si riconduce ad alcuni anni di guerra, quella specifica di cui stiamo parlando, però ha dietro di sé radici profonde, radici che provengono da lontano, e penso che tramite il suo intervento ciò sia emerso, così come si è emersa anche contemporaneamente la tematica di altre comunità che sono state colpite dalle politiche del regime. E sono invece adesso particolarmente lieto di poter cedere la parola a Camillo Fedele, che in realtà, mi si consente una battuta, forse intruso a questo tavolo, perché è l'unico, sì, è proprio così. Perché è l'unico non storico, diciamo. Camillo Fedele è uno psichiatra che nel corso della sua carriera ha affrontato diverse tematiche dal punto di vista della sua professione, e penso che nella riflessione che stiamo facendo oggi tutto assieme, il punto di vista della psichiatria, cercare di capire che cosa, che impatto ha l'esperienza dell'internamento su chi la vive, ma forse anche l'impatto che ha su chi poi la dimentica, vuole dimenticarla, sia un elemento particolarmente significativo, e quindi gli cedo la parola. Ringrazio tutti. E forse anche il posto, perché serve per il PowerPoint. Se mi aiuti, ti posso chiedere tanto. Comunque, per adesso niente, va bene così. E, dicevo, pensavo di essere estraneo con questi scienziati della storia, ma invece mi sento abbastanza dentro, anche perché pensavo, così, il pregiudizio di che ci fosse qualcosa di passato, qualcosa di antico, di lontano. Invece cercherò anche di farvi capire come ci sia vicinanza, nonostante non ci siano stati studi vicini, siano due discipline apparentemente diverse. Forse quello che più unisce questo sentire, il professor Cerchia, oppure ma tutti gli interventi, questo vissuto, questo in questo testo così, così vicino alla, quasi alla normalità, alla quotidianità, in cui si racconta la quotidianità della storia, magari degli eventi più grandi, appunto, che i nostri relatori ci hanno fatto, quindi anche da spettatore vi ringrazio, anche perché sono rimasto affascinato. Non voglio perdere altro tempo, mi è stato chiesto, tu che sei psichiatra, tu che sei clinico, naturalmente non un ricercatore, non un professore, quindi così, ma questa internatite, che malattia è, no? Internatite, in genere ci sono. Allora io semplicemente sono andato a vedere sul vocabolario, su Treccani. E posso chiedere una ecco qua la, e ho copiato un po' grezzamente, scusatemi, la definizione della Treccani, che dice: la malattia è un'affezione, la polmonite in genere è un termine medico, per trasposizione una abitudine, cioè quella della, no, un termine, un neologismo moderno è quello della la mammite, la poltronite, no? Come se ci fosse così. Quindi l'internatite è quasi come un disturbo di questa abitudine ad essere internati. Pensavo di fermarmi così, però poi leggendo ancora mi era piaciuta invece questa un'altra, come dire, per caso ma non a caso, un'altra interferenza in un altro settore completamente diverso, la mineralogia, quindi la calcite, no? Quando il calcio diventa pietra, si indurisce. E veramente forse questa immagine quasi cristallografica, cristallometrica, mi ha più dato il senso proprio di una malattia, di un malessere che sembra, diciamo, che non dà effetto, però, come dire, rimane concreto. E quindi, visto che lo stesso Mikuletic, proprio nella sua
prefazione alla prima edizione, quindi così dice: non so se io stesso sono rimasto illeso, cioè non sono rimasto toccato da questa malattia, che lui dichiara guarita alla fine del libro, quando finisce l'internamento, quando arriva la libertà. Per capire un po' di più, quindi, vista la limitatezza però delle definizioni diagnostiche, ho dovuto fare un gioco che piace alla psichiatria, piace molto, un po' quello del come se, cioè un po' immaginare, visto che un po' per, alla fine per fortuna l'umanità non manca, anche dai vostri interventi così precisi da un punto di vista tecnico, io ho visto proprio questo efflato proprio di umanità, di volontà di colmare umanamente con la tecnica, naturalmente con la loro conoscenza, quei vuoti che non possiamo accettare come esseri umani. Allora ho detto, ho immaginato, ho fatto questo gioco del come se, dice anche che cosa avrei detto se mi avesse chiesto lo stesso Mikuletic, magari vicino, tu che sai qualcosa, tu che hai studiato, che cosa sai, che malattia ho, che malattia c'ha quella persona, quell'altra, pensando, allora forse gli avrei dato tutto il sapere possibile, avrei cercato il libro o qualche altra cosa, poi a un certo punto, però dopo un po' mi sarebbe venuto in mente quello che lui stesso ha scritto nel libro, la burocrazia. Ma forse burocrazia non è come certi aspetti della nosografia ufficiale, cioè non è che da un punto di vista amministrativo, scusate, non mi veniva, come è stato suggerito in un intervento prima, non è che piano piano noi ci dimentichiamo, mettendo dei codici di malattia, non è che ci dimentichiamo invece l'essenza stessa di questa sofferenza, di questo vissuto triste, doloroso. Ecco, un'altra parola che quasi non si ha paura e per fortuna è venuta fuori in questo libro di internet. E allora il bacillus captivis, quello che nel testo per la scienza del tempo si pensava fosse quello che infetta gli internati, forse dovremmo avere il coraggio di dire che non c'è, forse non è così diretta questa cosa, forse, e quindi l'immagine della pietra dentro è forse sarebbe più efficace. Mikuletic ci offre appunto la sua visione in presa diretta, come se fosse quasi l'antelitteram della realtà. E addirittura ci fa capire come nei primi giorni dell'internamento, della prigionia, quasi nel carcere dei gesuiti, quasi come alla fine si possa in qualche modo con l'aspetto mentale, con l'aspetto razionale, no? Cercare di superare anche degli aspetti molto, molto duri, no? Lui fa dei palindromi nei primi giorni, affettuosi, pensando ai suoi cari, una cosa terribile da un certo punto di vista. Queste operazioni, dice, a un certo punto dice, io d'ora in poi io devo fare questa scelta, non posso pensare ai miei cari se devo pensare a raccontarli, perché non ce la farei. Ci sono, diciamo, quindi un modo della psichiatria, diciamo comunque della scienza umana, psichiatrica, per cercare di capire al meglio, secondo me, ripeto, secondo la mia esperienza di clinico, non quella proprio professionale, ma più umana, potrebbe essere quello di usare degli aspetti di quella che si chiama la metapsicologia, cioè che è, diciamo, per capirci un po' la teoria che sta alla base di molti aspetti della psicanalisi, proprio perché è una via diversa dalla nosografia, quella ufficiale, quindi anche di certi aspetti della psichiatria contemporanea che guarda soltanto gli eventi
diciamo, legati alla reazione di quello che succede, e senza nemmeno però poi andare troppo nell'irrazionale, perché poi si rischia un po' di derivare un po' troppo. Per favore, questo è il discorso un po' della mia domanda iniziale, dalla quale si può andare. Ho fotografato il mio libro, il mio manuale, un manuale di 2000 pagine, ricordando quando studiavo questa tabella. Questa tabella è la tabella delle difese dell'ego, cioè il modo con cui si reagisce di fronte alla realtà. Ci sono le difese primitive, narcisistiche, che è un termine che si usa molto, però diciamo le potremmo definire delle difese immature. Ci possiamo, diciamo, riconoscere tanti comportamenti di qualcuno che ci sta antipatico quando ci attacca e quando quando vogliamo capire come funzionano in modo primitivo. Però veramente mi volevo soffermare anche un po' per così, ce ne sta un'altra, queste, diciamo, intermedie, cosiddette immature, ma forse l'ultima, quella che ci può più interessare, sulla quale ci fermeremo, è quella delle difese mature, cioè come fa un essere umano, diciamo, eretto, diciamo, a superare certi aspetti della realtà, che molto spesso non è così accettabile. La sublimazione, per esempio, è un modo di è quello che è il processo che si attua con l'arte, e Mikulevic riesce a farci capire come sia importante la scrittura stessa e il valore un po' della è questa forma d'arte così raffinata che riesce a farlo sopravvivere. Lui dice: ci sono riuscito in parte, non so se totalmente. Per quanto riguarda quello che dicevamo degli affetti, potremmo dire che è la soppressione, cioè si sposta quasi coscientemente questo un pensiero che si sa troppo troppo pesante, per poter gestire tutto il resto. Un altro aspetto che troviamo nel libro, che condisce un po' molte pagine del libro, è l'umorismo. Ovviamente l'umorismo è un umorismo molto spesso abbastanza duro, potrebbe essere quella definita un aspetto dell'internatite, cioè quando dobbiamo cercare un po' di iperrazionalizzare, quindi l'umorismo può essere un umore nero, un cinismo, e quindi lui stesso, diciamo, possiamo quasi banalmente dire che questo aspetto dell'internatite, questo aspetto dell'umorismo, dell'umore, può essere quello più si avvicina all'aspetto, diciamo, più vicino al titolo del libro. Non vorrei però da altri punti di vista emergono delle risorse che poi possono, diciamo, da sole avvicinarci alla qualità dell'interazione, perché l'umanità, nonostante questi limiti che quasi oggettivi, l'umanità viene a essere espressa in tutti i modi, quindi si vede proprio almeno io ho percepito questa la qualità dell'interazione di questo scrittore, di questo autore, ma anche di questo giornalista, quasi quello che si fa, no, come se fosse un reporter d'assalto, di questo reporter d'assalto. La sensibilità, l'empatia, quella che viene a essere molto spesso nominata, non si può misurare nemmeno nei professionisti delle relazioni di aiuto, però è quanto di più importante possiamo avere, e soprattutto
soprattutto in certi contesti. Allora l'avvocato diventa quello che che cerca di dare consigli anche più antipatici, capisce come intercettare diciamo qualche richiesta, come avere qualche vantaggio per sé e per gli altri attraverso l'aspetto della terra. È un'empatia che arriva a dei livelli molto molto profondi, quando dice: ogni avvocato dovrebbe conoscere i ferri. La catena sia questo. Ogni avvocato dovrebbe conoscere i ferri, ogni giudice dovrebbe conoscere la galera, forse ogni uomo libero, per il pensiero mi è venuto, dovrebbe conoscere il carcere per conoscere il valore della libertà. Quindi la modernità di questo scritto, che sembra appunto legato al passato, un passato che non esiste più, invece ci dice quanto più sia importante questo tipo di esperienza, quindi da ringraziare, come se fosse ancora viva, come se emergesse da quella realtà aumentata che Giuseppe ci ha anche fornito nel libro, perché non se ne è parlato, poi ne parlerà lui direttamente, da come appunto emerga fuori anche l'arte come l'unico condimento, l'unico lenitivo, l'unico balsamo a questo tipo di dolore. E io vi volevo lasciare, visto che ormai il tempo per fortuna mi hanno richiamato, ci sono altri temi veramente che volevo sviluppare, perdonatemi, poi magari nella discussione ci saranno altri temi. L'unico modo per avvicinarmi che ho sentito, per avvicinarmi al vissuto di Nikuletic, forse è quando me l'ha suscitato uno degli ultimi brani verso la fine del diario, di questi diario di internamento. Parlando di luoghi che noi conosciamo, perché siamo comunque abruzzesi, abbiamo vissuto, viviamo comunque quegli stessi spazi, a un certo punto l'idea era che guardando lui, l'unico sollievo vero che potesse avere era guardando la Valle della Ventina, che è la valle di caso che discende verso il mare. Prima la natura è stato l'unico balsamo in tutto questo tuo percorso. Il verde, il colore verde, lui lo ha sempre cercato anche nel vagone cellulare, al buio, ha trovato una scusa per poter vedere dal finestrino, la passeggiata, il confronto con gli animali, quindi questa natura di base che poi alla fine è terapeutica e curativa in certi momenti. E allora mi è venuto da pensare alla Valle dell'Aventino, e forse un po' per cercare di trovare delle parole efficaci, quindi non delle parole, un po' per provocarmi anche da un punto di vista proprio della mia umanità, mi sono messo a pensare, quindi per ritornare al gioco del come se, mi sono messo a pensare di essere Fortuna Nikuletic che guarda la Valle dell'Aventino. Allora vi volevo lasciare, ringraziandovi naturalmente, con qualche riga di una, diciamo, dei versi, di parole che ho composto pensando, proprio forzandomi in questo gioco del come sei, cioè che, e quindi mi sono immaginato, quindi vi vorrei lasciare ringraziandovi con queste due parole su questa piccola poesia che ho chiamato Aventino. È come se questa ferita profonda, valle che vedo bombata di verde, e queste genti di noi più povere, poveri, guarisse da sola. Grazie.
grazie di cuore, veramente di cuore a Scamiglio Fedele per questo suo intervento, perché ha parlato, ha citato prima l'empatia, ha parlato prima della sensibilità. Io vi prometto veramente di ringraziarlo soprattutto per l'empatia e la sensibilità che ci sono state anche nelle cose che lui ha condiviso con noi. Passo adesso la parola a Giuseppe Lorentini, che è già stato più volte citato, che è un po' il motore, il motivo per cui siamo qua, in un certo senso possiamo dire. Ideatore e curatore del Centro di Documentazione Online sul Campo di Casoli, ha ottenuto il doppio titolo magistrale fra l'Università di Bielefeld e quella di Bologna, e sta ora svolgendo il suo dottorato di ricerca presso l'Università del Molise. E penso soprattutto che, mi permetto di dirlo, si meriti l'apprezzamento e il ringraziamento di tutti noi per il lavoro che sta facendo, perché penso che sia veramente significativo. A Giuseppe la parola. Grazie veramente a tutte e a tutti per questa presentazione, per questa possibilità di ringraziare alla fine, non devo aggiungere altro, vi invito a leggere il libro, ma è stato veramente già ben inquadrato da vari punti di vista. Quindi devo per forza iniziare con alcuni ringraziamenti importanti. Intanto ringrazio la famiglia Palme, Lucia Palme, la pronipote dei miei politici, perché senza di lei non avremmo potuto svolgere questa pubblicazione, e sono molto onorato di averli qui. Ringrazio poi l'amico, ormai amico, traduttore, intellettuale, compagno di discussioni, Ravel Codic, che mi ha assistito durante questi anni per portare a termine questa pubblicazione, esattamente a 50 anni dalla prima edizione postuma slovena del libro di Mikuletic. Ringrazio Lampia. Senza Lampia non saremmo qui, perché Lampia ha creduto fin dall'inizio, durante il convegno citato dal Presidente. E ringrazio anche soprattutto Maurizio Galli, che è stato il mio interlocutore, gli ho anche un po' rotto le scatole quotidianamente, direi. E ringrazio l'editore Round Robin, Luigi Politano, perché veramente è stato bello lavorare con il suo team, persone fantastiche, giovani, che hanno veramente creato un prodotto che non è solo un libro, ma è un oggetto artistico, un'opera multimediale. Se guardate dietro la quarta di copertina del libro c'è un codice, un QR code. Io vi consiglio di scansionarlo col cellulare, scaricare l'applicazione e inquadrare con quell'applicazione la copertina del libro, che si animerà. Vedrete Mikuletic parlare. Con la voce di Xbora, che presto ascolteremo. Allora ringrazio il Circo della Stampa, tutti i patricionatori, ringrazio il Museo di Storia Contemporanea Lubiana, con la curatrice Tina Fortici, che ormai è nata un'amicizia, con la direttrice, che ci daranno l'opportunità di incontrare il figlio del pittore Ugo Raunica, che trovate qui in questo libro, le sue opere riprodotte, domenica 7 aprile a Lubiana. Ringrazio la famiglia Makrić con Simona, suo padre, che hanno dato una preziosa testimonianza e mi ha veramente commossa, perché per la prima volta c'è stato uno spazio di condivisione, poi sicuramente porteranno il loro saluto. Vi scuso se dimentico qualcosa, ringrazio Petar Verci, perché senza di lui, senza il Primoschi, non avrei mai scoperto questo libro. Ringrazio Janko Petrovec, che mi ha seguito a Casoli, è stato anche lui il mio motore per farmi conoscere dove fosse disponibile nelle biblioteche in Slovenia l'edizione di Mikuletic. Quindi io potrei continuare all'infinito con i ringraziamenti, ma ora voglio un attimo dire che cosa mi ha spinto, perché mi sono impegnato a riportare alla luce questa testimonianza. Come ha già detto la professoressa Verginella, questo libro è stato dimenticato, non a caso il sottotitolo per me è più che dimenticato, inascoltato. Perché dico inascoltato? Perché oltre al 1958 sul Primoschi, oltre all'edizione postuma del 1974, c'è anche una trasmissione radiofonica dell'Internatitis, realizzata per Radio Trieste dalla compagnia Ribalta Radiofonica, con la sceneggiatura di una drammaturga slovena, Patellino.
ed è stata riprodotta, è stata mandata in onda per ben due volte, nel 1976 in quattro puntate e nel 1978, mai, come dire, nota. Io addirittura ho recuperato queste bobine, le ho anche digitalizzate grazie alla collaborazione delle Teche Rai, purtroppo soltanto per uso di studio privato, personale, però mi auguro che la RAI faccia anche un passo avanti per renderle di nuovo disponibili soprattutto al pubblico sloveno, perché sono anche molto molto emozionanti. E quindi perché io mi sono fatto questa domanda, perché questa testimonianza così importante che getta luce per la prima volta nell'esperienza della vita quotidiana dei campi di concentramento fascisti non è stata ascoltata? E allora ho deciso di cominciare a lavorare su questo progetto di dottorato, e quindi ringrazio anche il professor Cerca per aver creduto in questa idea progettuale di ricerca. E ciò che mi ha mosso è questa definizione di Viktor Klemperer, un filologo ebreo tedesco che all'indomani dell'apertura del primo Konzentrationslager di Dachau in Germania ebbe a scrivere sul suo taccuino nel novembre 43, Dachau fu inaugurato nel marzo del 33, questa frase che è stato un po', come dire, il motore che mi ha spinto a interessarmi verso questa tematica, cioè: credo che in futuro ogni volta che verranno pronunciate le parole campo di concentramento si penserà alla Germania di Hitler e solo a quella. E io mi sono chiesto, questo è il problema che noi abbiamo ogni qualvolta noi proviamo a parlare, discutere, descrivere, rappresentare i campi di concentramento fascisti, perché io noto anche qui c'è una certa titubanza di utilizzare questa definizione, no? Campo di internamento civile, no, campo di concentramento, perché campo di concentramento si può discutere da un punto di vista di categoria concettuale. Ora non abbiamo qui il tempo per farlo, però ciò che è l'ambito problematico all'interno del quale si inserisce Internatite, l'esperienza degli internati, si raffigura in tre punti fondamentali. Il problema della definizione, che cos'è un campo di concentramento, perché con la, come dire, con la centralità che ha preso anche soprattutto nell'immaginario collettivo condiviso del modello archetipico del Lager nazionalsocialista tedesco, diventa complicato definire tutte quelle altre realtà concentrazionarie che sono state allestite in vari regimi che non siano quelle del regime nazionalsocialista. Tant'è vero che noi, come ha definito Fidussa, è stato ripreso anche da Filippo Fogarti, soffriamo di questo demone dell'analogia. Allora io, studiando, grazie anche al collega Costantino Lisanti, uno dei precursori insieme a Capogreco per la riscoperta dei campi fascisti, mi sono sempre reso conto che i campi fascisti si definivano non per quello che sono, ma per quello che non sono rispetto ai lager nazionalsocialisti. E io mi sono chiesto, ma perché non si dice che cosa sono stati i campi fascisti, piuttosto che dire lì non erano campi di sterminio, non c'era l'ordine del terrore, non c'era la violenza. Alla fine alcuni politici hanno addirittura detto che si sta in villeggiatura per quanto riguarda gli strumenti di repressione del regime fascista. Invece con l'internatite, come ci ha fatto notare anche l'amico che ringrazio, collega di poesie, Camillo Fedele, internatite è una vera e propria patologia dell'esperienza dell'internamento, tant'è vero che in un ambito più prettamente scientifico che approfondiremo per la mia tesi di dottorato, se noi andiamo a vedere gli studi che sono stati fatti dagli psichiatri negli anni, uno dei primi studi psichiatrici sulla malattia dell'internamento, la cosiddetta Kaset Syndrome, è stata fatta da uno psichiatra norvegese nel 1957, uscì un primo paper dove hanno intervistato tutti gli ex sopravvissuti deportati dei vari campi e hanno praticamente creato uno strumento per, come dire, descrivere la sintomatologia di queste persone. E se noi andiamo a vedere la sintomatologia dell'internatite, corrisponde alla sintomatologia di un internato di Buchenwald. Quindi il campo di Casoli nelle immense verdi vallate dell'Aventino ha comunque prodotto dal punto di vista mentale quel sistema di sbilanciamento dell'identità di sopravvivenza all'interno di un sistema di oppressione. Quindi è molto importante questo studio, questa testimonianza, questa cronaca dell'internamento, perché a differenza
di quelle che abbiamo, perché sono pochissime le testimonianze, tant'è vero che nell'esperienza fascista dell'internamento in italiano conosciamo il libro dell'internata numero 6 di Maria Eisenstein, però non ci sono altre testimonianze pubblicate, come ha detto la professoressa Mattagia. Però Micoletici non solo ha scritto durante l'internamento, esattamente ha iniziato a scrivere Internatite il 19 aprile 1943, e l'ha ricopiato con la sua macchina da scrivere portata dalla figlia a Casoli, una macchina da scrivere, si badi bene, a caratteri sloveni, che Micoletici utilizzava come forma di resistenza quando scriveva le lettere al Ministero degli Interni, alla Prefettura, alla Questura, quindi agli organi fascisti, rimettendo tutti i nomi, cognomi sloveni con i suoi accenti, e il Ministero le rispondeva italianizzandoli di nuovo. E non si rendeva conto, dice, ma com'è possibile che a caso ci siano a scrivere con caratteri sloveni quando era estremamente vietato utilizzare la lingua slovena, croata e via, la lingua straniera in generale, anche il tedesco era vietato. Ecco, Micoletici lo faceva con la sua capacità umoristica, la sua capacità ironica, la sua capacità di fare un atto di resistenza senza armi, un atto di resistenza attraverso la poesia, attraverso l'arte, attraverso il canto. La canzone è fondamentale per questo internato. Quindi che cosa sono i tre problemi della tematica dell'internamento fascista? Il problema della definizione, cosa sono i campi? Il problema della rappresentazione, come cavolo sono questi campi? Come li rappresentiamo? Non c'è più ostinato, non ci sono forni crematori, non ci sono celle, come li rappresentiamo? E qui abbiamo Ugo Rauita, il pittore, che ha fornito delle fotografie istantanee dell'epoca, e vediamo anche rappresentato in molti dei ritratti degli internati che sono al Museo di Lugano. Invito tutti a fare una visita al Museo di Storia Contemporanea di Lugano, anche la forma dell'osso coatto, cioè dell'inagibilità di questi internati, sono stati rappresentati da Rauita. E poi c'è un terzo problema, il problema della narratività, cioè chi ha raccontato l'esperienza dell'internamento. Grazie a Micoletici noi scopriamo, riconosciamo e ricostruiamo la storia delle vite personali di tanti internati nei campi fascisti. Ma Micoletici è di una perfezione assoluta, millimetrica. Io ho potuto confrontare, non in questo libro, l'ho solo accennato, ma uscirà anche un paper, uscirà anche un articolo scientifico a breve su un'importante rivista di studi storici, e poi nel libro tesi che sto lavorando, cioè Micoletici è talmente preciso che quello che lui dice di Internatite è, corrisponde alla documentazione che abbiamo in archivio. Quando lui dice sono arrivato al carcere dei gesuiti di Trieste, mi hanno perquisito, avevo 10 lire, ci sta il carabiniere di turno che gli prende l'impronta digitale, poi vi farete anche due risate quando racconterà questa scena. Io ho ritrovato all'archivio di Stato di Trieste le impronte digitali di Micoletici dove ci hanno dato lire 10, cioè è talmente meticoloso, anche i nomi degli ispettori, ma addirittura è talmente preciso che anche le date di entrata e di uscita degli internati dal campo corrispondono. Perché questo? Perché Micoletici, con la sua grande cultura, era un poliglotta, era un avvocato, aveva studiato a Vienna, in Austria, a Praga, conosceva moltissime lingue, era un grande appassionato di letterature mondiali, era diventato a Casoli il direttore del campo, perché riusciva a smistare tutta quella burocrazia che lui chiama San Burocrazio per far funzionare il campo, e facendo funzionare il campo lui faceva, come ha detto Camillo, empaticamente aiutava tutti i suoi internati, anche se in alcune parti del libro può sembrare classista, razzista in alcuni casi, ma c'è tanto da spiegare su questo, ma non abbiamo tempo. Ma in realtà poi lui, di fronte all'oppressione, a un certo punto si ferma, lui parte, è come una curva, arriva all'apice e poi si ferma e dice, ma non è, scusa, fermi tutti, ma non è che qua forse pensate che ci stiamo tutti divertendo, ma stiamo scherzando, allora fermi tutti, adesso vi racconto quell'internato che si trova qui a caso, che è stato preso dagli italiani che hanno occupato il suo villaggio vicino Lugano, hanno incendiato tutte le loro case, hanno ucciso i loro familiari, volete che vi racconti questo? Aspettate, vi racconto la storia di un altro, e così procede. E allora ecco che arriva quella forma di autodifesa, quel meccanismo di difesa di utilizzare l'umorismo.
come forma catartica, come forma di sopravvivenza. E tanto è vero che quella domanda che lui si pone, pensavo di esserne immune, ma dopo, quindi 58, il libro viene composto nel 43, dopo una quindicina di anni, lui si fa la domanda e capisce che è stato veramente anche lui affetto dall'internatite come post-traumatic disorder. E questo è fondamentale per comprendere quanto questa esperienza sia stata veramente pregnante nella vita di Miguleci, e quindi lui si fa portavoce di tutti gli internati, diventa una storia universale, una storia di tutti. Un'altra cosa importante di Miguleci è quello di ridare anche un'identità alla cultura slovena, ma soprattutto alla cultura letteraria slovena. Sono moltissime le citazioni del poeta Prishere, addirittura lui decide di comporre delle poesie imitando la struttura dei sonetti di Prishere, parlando della salsiccia di Crani, quindi è qualcosa che poi devo terminare, sono stato richiamato, perdono se ho parlato un po' di più, ma è anche l'emozione, ci tenevo a condividere con voi, ma una cosa che più mi ha vi invito a leggere un capitolo fondamentale di questo libro che vi farà ridere ma allo stesso tempo vi farà riflettere. Sape in sapice, si pronuncia in sloveno, sbrezze e spifferi, perché soltanto leggendo quel capitolo cominciate a capire che cosa sia stata l'esperienza dell'internamento. Io adesso lascio la parola alla voce di Miguleci in italiano di questo libro, che il concittadino, amico, compagno di viaggio, patrimonio immateriale dell'UNESCO per me, expone. Allora, mi scusi per prima Ravel e tutti, perché storpierò, scarnificherò la pronuncia slovena, non abbiamo avuto tempo di approfondire nel dettaglio. Nel tempo, sì, nel tempo andremo a migliorare. Scusatemi, perché allora l'unica regia che ho è Chiara dal Perù, però è nostra, è con noi, che a 12 minuti mi dirà di smettere. Però rispettando i tempi canonici di Edoardo, il primo atto sarebbe tre quarti d'ora, il secondo 15 e il terzo per chiudere è una decina di minuti. Comunque, datemi una sedia sulla testa, un calcio e arriviamo alla conclusione. Bene. Ok. Vai. Internatite è un termine mio. Non mi ero ancora fatto due settimane di campo che già l'avevo coniato. Cercherò di spiegare questa nozione nel modo più esauriente possibile, ma soprattutto corredandola di esempi della vita che mi circonda. Si tratta di un morbo particolare che riporta alla mente le malattie tropicali quali l'AMOC. I sintomi esterni di questa malattia si possono così riassumere: persone, peraltro ben educate dalla condotta irreprensibile, d'un tratto agiscono in modo tale che si stenta a riconoscere. Diventano irascibili, nervose, brusche, burbere, vocianti e cerliere, infantilmente pedanti e imbronciate, malinconiche, cocciute, tali, insomma, da rendere il loro comportamento non più consono alla condotta da loro osservata nella vita civile, al loro grado di istruzione, alla loro educazione, alla loro età. Lasciatemi illustrare un caso che mi ha aperto gli occhi e mi ha dapprima messo la parola internatite sulla punta della lingua e ora me la sta infilando nella penna. Ne sono protagonisti il già citato Vukovic, un ebreo cinquantenne dalla mente sveglia e razionale, profondamente credente, sempre sorridente, ricco e sfondato. Persona che aveva maneggiato e speso in vita sua svariati milioni e che pure da internato ha buttato al vento soldi a palate. E poi Brankovic, uomo sulla sessantina, un alto funzionario in pensione, ottimi studi alle spalle,
dai modi squisiti e raffinati, vestito sempre anche da internato, con eccelsa eleganza, quasi fosse costantemente in procinto di recarsi a una passeggiata nei viali di una metropoli, insomma, l'archetipo del capo divisione di un ministero in pensione, riunione adriatica. Di entrambi si può dire che hanno ormai alle spalle un bel pezzo della loro vita, con una vita in cui devono aver avuto per le mani innumerevoli affari importanti di notevole portata, uno, come ho detto, sulla cinquantina, l'altro sulla sessantina, non proprio l'età a cui uno pensa quando si dice un galletto impertinente. Ecco l'antefatto, il Brankovic, persona che godeva di una reputazione e di una fiducia generale, gestiva la cucina collettiva, il Vukovic, si cucinava i suoi pasti separatamente, ma era anche membro della mensa collettiva, perché lo Stato pagava anche per lui le 6 lire al giorno come per tutti gli altri, benché a lui non gliene importasse nulla. Alla mensa il suo pasto tornava sempre utile e a qualche poveraccio dallo stomaco doppio. Intorno al 15 settembre 1941 il ministero deliberò che a Vukovic, in quanto uomo facoltoso, non spettava il sussidio statale e che dal 1 settembre, ossia con il solito effetto retroattivo così caro alla burocrazia, egli doveva venire a vivere a proprie spese. Dovette quindi rimborsare alla cucina collettiva 90 lire per il periodo dal 1 al 15 settembre, perché la cucina aveva operato anche per lui, benché lui non vi avesse mangiato. In precedenza, tuttavia, il Vukovic aveva prestato alla cucina comunitaria 1000 lire per permetterle di fare i necessari acquisti, poiché il sussidio statale veniva versato a posteriori. Aveva prestato quella somma grazie alla particolare fiducia e rispetto che nutriva per Brankovic. Il 16 settembre Brankovic prelevò la quota del sussidio statale agli internati e con la diligenza di un vecchio impiegato redasse il rendiconto. Poi, con flessuosa eleganza, si avvicinò a Vukovic e gli disse: «Ecco, signor Vukovic, voi ci avete prestato 1000 lire e deve alla mensa 9 lire. Le consegno qui la differenza di 910 lire. Grazie mille». «Grazie mille un corno», sbottò Brankovic. «Io contesto il suo calcolo. Vi avevo consegnato 1000 lire e rivoglio le mie 1000 lire. Mi perdoni, il conto è corretto. Noi vi siamo debitori di 1000 lire, mentre lei a noi di 90 lire, perché abbiamo cucinato anche per voi. E ora lo Stato non ci rimborsa più la quota del sussidio a partire dal 1 settembre. E a me che me ne importa dello Stato? Lo Stato io non lo conosco, conosco solo lei. Ridatemi le mie 1000 lire e pace sarà fatta. E chi ci rimborserà le 90 lire che abbiamo speso per conto suo? Non mi interessa, chiedetele allo Stato. Ma lo Stato ha già deliberato in proposito, non le versa quei soldi, mentre noi per lei li abbiamo ormai spesi. È semplice. Mi sorprende che lei, da provetto commerciante, non voglia intenderlo. Io lo intendo, e come? È lei piuttosto che non vuole farsene una ragione, vecchio somaro. Parlavano in croato. Lei intende ripagarmi con espressioni del genere? Sporco spilorcio. Badi a come parla, io sono un signore, ho maneggiato più milioni di quanti lei ne possa immaginare nel suo cervello polveroso. Sono anch'io un signore. Per polveroso che sia, il mio cervello ha sempre pensato e agito onestamente. Quanto ai suoi milioni, nessuno sa né come né da dove siano venuti. Ma se ne può arguire da come si comporta qui per quelle misere, meschine 90 lire. 90 lire. 90 milioni di lire sono per me una bazzecola. Io all'ordine ci tengo. Se lo fichi bene in testa, somaro. Rimasi inorridito. Non volevo credere ai miei occhi e alle mie orecchie. Erano questi due uomini posati e educati che conoscevo da una buona settimana? Non è possibile.
deve essere un turbamento passeggero, si calmeranno immediatamente. Mi avvicinai a loro. Ma signori, c'è bisogno di tante parole. La faccenda è abbastanza chiara. Si tratta di un conto e del suo corrispettivo, una semplice compensazione di quelle che avete avuto a migliaia per le mani. Entrambi mi saltarono addosso. E lei di che si impiccia? Chi l'ha chiamato? Si faccia gli affari suoi. Non abbiamo bisogno di avvocati. Lasciai la stanza. Messo piede in corridoio, udì risuonarmi delle orecchie. L'internatite. Il giorno dopo li incontrai mentre passeggiavano placidamente, affiancati, a parrottare. Mi accolsero nel crocchio e passammo una buona oretta in una conversazione posata e cordiale, discutendo di ogni sorta di cose, quando, a bella posta, accennai alla cucina, ai conti e alle compensazioni, sbottarono a ridere facendo con la mano un gesto di nonchalance. L'internatite. E l'internatite. Prendi un cucchiaio di irritazione, depressione, preoccupazione, esaurimento nervoso, delusione, solitudine, nostalgia, stizza, insolenza, grettezza, ottusità, imbecillità, disopponenza, testardaggine, di brutalità, maleducazione, di arroganza, volgarità, superbia, di piagnisteo, meschinità, senso di inferiorità, di invidia, di indignazione e di golosità, accidia, vagabondaggio, sfaccendato, di ignoranza, futilità, di fame, aggiungici un pizzico di mancanza di carattere, di malizia, mescola bene il tutto e aspetta qualche settimana che fermenti. Ne otterrai una bella e buona internatite, chi se l'è buscata, l'internatite altro non si merita che di essere fucilato. Puoi ottenere un'internatite pratica e accettabile mescolando e facendo fermentare anche solo singole famiglie dei sopramenzionati ingredienti a libera scelta. Ne consegue che l'internatite assume innumerevoli sfumature e forme che differiscono l'una dall'altra spalmate su una vasta gamma di sintomi, di effetti e di durata. L'internatite è un frutto della guerra e si diffonde per via epidemica nei vari campi. I rimedi sono relativamente scarsi. Quello più radicale ed equo sarebbe fucilare chi ne è afflitto. Ma tale rimedio è interdetto al privato cittadino persino per i casi più gravi di pestilenza. Vi ricorrono solo le autorità ufficiali, nel qual caso anche con una certa generosità per casi di gran lunga meno gravi. Un rimedio equanime ed efficace sono le botte, ma esse pure devono essere somministrate con cautela, essendo anch'esse in primo luogo prerogativa delle autorità. Un rimedio plausibile ed efficace, che oltretutto non viola le norme vigenti, è quello di far finta di niente. Di non degnare ad uno sguardo il paziente affetto da internatite, di evitarlo e vedrai che non ti darà più fastidio. Un ottimo rimedio soggettivo contro il morbo è l'umorismo. Possono bastare anche dosi infinitesimali, purché assunte con costanza per acquisire una duratura immunità. L'internatite si ricollega in via diretta all'internamento in svariati campi di concentramento, di donde il nome scientifico. È da presumere che possa dileguarsi non appena dovessero sparire i campi. L'unico postumo del morbo sarà un dondolio del capo in segno di incredulo sconcerto sia fra i convalescenti che fra quanti ebbero modo di vivere loro accanto e osservarli. Eccomi.
come andrebbe all'incirca compilato il nostro ricettario. Canto o... Bravo! Rende permanente il mio maestro di queste parti, maestro di qui, allora io sarei per un teatro all'infinito, ad libitum, molto meglio di quello al quale assistiamo. Contest letterari, poetici, chissà questa utopia se mai sarà possibile, boh, vedremo. Grazie a tutti. Grazie a... Una cosa,
questo canto veniva cantato dagli internati a Casoli, al punto tale che anche i bambini di Casoli lo cantavano in sloveno, perché era quotidiano, e quindi è qualcosa di veramente bello sentirlo dal vivo, quindi mi avete profondamente emozionato. E nella copertina, con quell'applicazione, sentirete anche Maiorca. Non scappando, perché non è ancora finito. Allora, innanzitutto, beh, grazie anche da parte mia, perché mi aveva parlato Giuseppe che sarebbe stata una sorpresa, e effettivamente sono rimasto molto sorpreso, è stato un contributo bellissimo. Così però, come sarà anche importante ciò che sentiremo adesso, perché ci sono anche qua fra noi alcune testimonianze che penso è importante vadano sentite. E quindi cederei innanzitutto la parola a Lucia Palme, pronipote di Fortunato Nicoletic. Buonasera a tutti. Desidero come prima cosa portare saluto e ringraziamento a tutti i presenti da parte della famiglia Palme, che ho l'onore stasera di rappresentare. Nostro padre Francesco, nipote di Fortunato Nicoletic, che è venuto purtroppo a mancare qualche mese fa. Sua moglie Clara, i miei fratelli Massimo ed Angela, i nostri consorti ed i nostri adorati figli. È per noi un'emozione poter partecipare oggi alla presentazione dell'edizione della traduzione italiana del libro Internatitis. La storia del bisnonno, ahimè, è rimasta a lungo taciuta, anche all'interno della nostra famiglia, poiché il ricordo dell'internamento e del periodo della guerra era per loro molto doloroso. Ora, a distanza di diversi decenni, noi discendenti, vissuti in un periodo di pace qui a Trieste, rileggiamo la storia con la stessa speranza del bisnonno, con la speranza che tali esperienze non debbano ripetersi, con la speranza che sentimenti di fratellanza e amicizia tra i popoli prevalgano sui sentimenti di odio e paura che la guerra provoca, con la speranza che l'internatite sia una malattia ormai debellata. Il bisnonno ha cercato di resistere durante la sua permanenza presso i campi di internamento di Corropoli e Casoli, provando a sconfiggere la malattia con il sorriso, con l'ironia, allontanandosi da essa per guardarla con occhio critico ed esorcizzare i sentimenti da essa provocati tramite la scrittura, senza però riuscire ad uscirne indenne per sua stessa ammissione. Crediamo però che, seppur malato di internatite, la scrittura lo abbia aiutato a sopravvivere alle condizioni fisiche e psicologiche del campo. Sono difatti la scrittura, la memoria che essa tramanda, la cultura che essa trasmette, la cura migliore a questa malattia, affinché non si possa più trasmettere. Come ricordato dal dottor Lentini nell'introduzione al libro, è la memoria che permette la conoscenza, è la memoria che permette la presa di coscienza, è la memoria che ci salva da errori futuri. La storia del campo di internamento di Casoli, come anche il libro scritto dal nostro bisnonno, sono rimaste a lungo sepolte nella memoria collettiva e riprendono ora vita con la pubblicazione della traduzione italiana del volume Internatitis. Riprendono anche voce con questa sorpresa di oggi e con lo speciale all'interno del libro. Siamo grati al dottor Lorentini per il suo lavoro di ricerca storica, che permetterà di conoscere questa testimonianza e di approfondire la storia dei campi di internamento fascisti. Vorremmo porgere il nostro più sentito ringraziamento all'Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti per aver curato l'edizione del libro ed aver organizzato la presentazione odierna, al Circolo della Stampa di Trieste per l'ospitalità in questa sede, al minuzioso lavoro di traduzione di Ravel Kodrich, alla famiglia Raunicar per la donazione dei dipinti che arricchiscono il libro e rendono visibili le descrizioni che Fortunat riporta nel libro. Desideriamo ringraziare l'Università del Molise per il lavoro svolto e il supporto fornito al percorso di dottorato del dottor Lorentini, l'Università di Lubiana per la collaborazione agli eventi di oggi e dei prossimi giorni per la presentazione del libro anche in altre sedi. Ringraziamo inoltre tutte le associazioni che sostengono con il loro patrocinio il progetto, tra le quali vogliamo ricordare con un elenco non esaustivo l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani, il Museo di Storia Contemporanea di Lubiana, il Comune di Casoli e il quotidiano Primorski Dnevnik.
Con il vostro lavoro e il vostro supporto permetterete ai nostri figli di conoscere da vicino le vicissitudini che il loro Trisavolo ha dovuto affrontare assieme a molti altri internati e che grazie a questa, anche a questa testimonianza speriamo nessuno debba mai più sperimentare. Grazie. Grazie ancora al zio Palme. Ci sono ancora alcuni elementi importanti da aggiungere a questa serata, perché il libro, l'edizione italiana, consente anche una, contiene anche un'altra testimonianza. E saluto con piacere fra noi Carlos Matric, autore di questa testimonianza, e la figlia Simona, sono venuti da Milano per poter essere con noi stasera e li ringraziamo per questo e invito quindi Simona Matric al microfono. Buonasera a tutti e intanto grazie a Giuseppe perché veramente ha fatto un lavoro che, come abbiamo visto in questa ora e mezza, nasconde veramente tanta passione, tanto amore non solo per la storia ma probabilmente proprio per le persone, e quindi questo sicuramente gli fa onore e è un augurio, come ti ha detto mio padre, che l'ha seguito veramente per un futuro pieno di soddisfazioni. Un grazie a chi ci ha ospitato qua. Mi trovo assolutamente impreparata. Impreparata perché io il lavoro faccio il ricercatore, non mi aspettavo di essere chiamata qua stasera per parlare di due pagine che abbiamo scritto a quattro mani. Quando Giuseppe mi ha chiesto Simona, vuoi scrivere qualcosa sul tuo papà? Ho detto sì, mio padre è un uomo, uno di quelli che ha vissuto 85 anni, lui adesso ne ha 86, quindi 84-85 anni nel silenzio, che ad ogni mia domanda ha sempre evaso la risposta. Un uomo che ha avuto la sfortuna e la fortuna, la sfortuna di rimanere orfano di mamma la settimana dopo che è nato, orfano di padre perché se n'era andato per proteggerlo, e che si è trovato in una famiglia con i nonni, tanti cugini, una zia che l'ha preso per mano e l'ha condotto via scappando. Un uomo però fortunato, come lui si è sempre definito, perché tutto sommato è riuscito a dare una forma a delle memorie, ha dato una forma alla sua vita, una bella vita, come lui ha sempre definito. Un uomo che conosce molto bene il cinismo, un uomo che conosce molto bene l'ironia, un uomo buono, ma con tanti lati ancora da scoprire, sia per sé che per noi figli. Le terre lontane, quelle terre che tante volte avrebbe voluto riabbracciare da vicino, ma che solo da lontano può guardare. Persone che hanno preso la sua casa e la sua terra, perché lui l'ha lasciata, e forse è giusto così. Tanti sono gli esuli sloveni, sono sempre meno quelli che sopravvivono alla storia, sempre meno sono quelli che hanno la forza di raccontare cos'è stato, perché la memoria, come abbiamo visto, è sia un cioccolatino che può essere molto dolce, ma che da un lato, a volte, può essere pieno di liquori anche molto amaro. E quindi quello che stiamo facendo è cercare di ridare un po' la memoria a questo racconto. Mi auguro che, se così ve lo propongo qua davanti a tutti, sarai dei nostri nella parte di stesura di questa storia che stiamo facendo e che va a rilento, perché appunto io non faccio il lavoro che fa Giuseppe Bellissimo. Mi occupo di ricerca medica e quindi, vabbè, diciamo che uso le giornate e le serate, a volte con mio padre, per mettere su carta questi ricordi. Quello che posso fare è
ringraziare tutti voi per avermi ascoltato, per averci ascoltato. Mio padre l'ha seguito, papà, alzati così ti vedono tutti. Il modo che si emoziona per quello che ho preso io la parola e che però è sicuramente da parte sua che vi saluto e vi ringrazio. Grazie a Simona Makrić e a Carlos Makrić anche per la sua presenza qui. Ci darei ancora la parola a Peter Verch, perché prima Giuseppe Rosendini l'ha citato come un po' quel collegamento, quell'ingranaggio iniziale che ci consente di essere oggi qui, e quindi penso che sia importante che possa anche lui portare la sua testimonianza. Sarò brevissimo, ho molta fretta, Giuseppe fammi subito la firma. In realtà sono qui per ricordare una persona che purtroppo non c'è più, ma io ascriverei a questa persona il grande merito per l'uscita di questo libro. Le faccio molto breve, ero al giornale, il quotidiano in lingua slovena che esce qui a Trieste nel gennaio del 2018, il direttore di allora, Alexander Koren, mi dice: guarda, c'è questa cosa a Casoli, che io, mi scusi sindaco, io ai primi tempi pensavo si chiamasse Casoli, esatto. Guarda, c'è questa cosa, parla anche di sloveni, e boh, è stata l'intuizione di questo direttore a dire: boh, seguiamo questa faccenda. Io mi sono subito mi sono messo in contatto con Giuseppe, la cosa mi ha interessato molto, ho ritenuto anche doveroso raccontare questa storia ai lettori, ai nostri lettori, ai lettori di lingua slovena. E ho trovato sul sito curato da Giuseppe anche l'elenco delle persone che sono transitate per Casoli. Sono una persona testarda, allora ho insistito affinché il nostro giornale pubblicasse tutti quei nomi. Era una cosa molto complicata per motivi di grafica, però il giornale ha detto: vabbè, facciamo, e hanno pubblicato questi nomi con un carattere piccolissimo. Tuttavia una persona che si chiamava Sasha Martelans, così me l'ha raccontata al telefono, aveva già oltre 80 anni, si è preso la briga di andare a leggersi tutti questi nomi e, trovando il nome di Fortunat Mikolitić, si è ricordato che appunto nel suo libro si parla tanto di Casoli. Ha chiamato in redazione e mi ha detto: guarda Peter, ti dico che su Casoli è uscito questo libro. Io poi ho contattato Giuseppe e gli ho detto: guarda, mi è stato io non lo sapevo, ignorante come sono, guarda, mi è stato detto che a quanto sembra è uscito un libro in lingua slovena dove si parla di Casoli. Non solo, tanto ignorante eravamo tutti, che prima di questa testimonianza non è uscita in forma di libro, ma è uscita sul Primorsky Neonic ancora negli anni 50. Forse, o probabilmente, vista la tua testardaggine, la tua tutta l'energia che poni in questo progetto, ti avrebbe forse, anzi immagino poi sicuramente, portato a scoprire questo libro. Tuttavia credo che dobbiamo va dato merito al signor Sasha Martelans, scomparso 5 anni fa, il merito di aver acceso quella miccia. Senza di lui probabilmente i tempi sarebbero stati un po' più lunghi. Grazie e complimenti. Io ringrazio anche Peter Verch, è stato un evento molto denso e che penso ci abbia fornito tanti spunti. Data l'ora tarda non possiamo adesso aprire al dibattito, posso però raccomandarvi uno di leggere il libro, perché ne vale la pena per chi è di madrelingua italiana, vale la pena comunque anche per chi è di madrelingua slovena, anche mi si consenta per la qualità della traduzione, perché l'ho letto anche queste settimane anche un po' in lingua italiana e insomma, si è visto come è stato tradotto. Leggete il libro, sfruttiamo questo paio di minuti mentre si conclude questa serata per magari conversare ancora un po' fra di noi, e soprattutto diamoci appuntamento ai
tu rilavori, se posso, soprattutto del promotore di questa serata, del motore di tutto questo, di Giuseppe Lorentini, perché penso che veramente questo sia un filone importante per la storia, per la psichiatria, per le memorie e alla fin fine anche per la società in cui viviamo. Grazie e quale a tutti. Voglio aggiungere una cosa. Faccio le linee del sindaco. L'invito a visitare il memoriale dedicato agli internati del campo di Casoli, a Casoli, perché abbiamo veramente fatto un bellissimo lavoro per dare dignità a questa storia.